Ciao a tutti bike. sono qui vicino a questo bellissimo Big Twin, cioè il motore della mia LeDevso, perché oggi facciamo un video velocissimo. Oggi vediamo come cambiare le candele sul mio Sportster, che è un po' più particolare degli altri Sportster, perché il mio è un XL 1200 S. È un modello che è stato fatto per tre anni e la sua particolarità è quella di avere quattro candele, due per ogni cilindro. Oltre ad avere ammortizzatori posteriori a gas e doppio disco freno davanti la mia moto è del 2001 come potete vedere qui ci sono le bobine che sono più grandi di uno sposter normale due cavi che escono per lato e vanno alle due candele più semplici da sostituire che sono queste mentre le altre due sono un po' più complicate, un po' più rognosette perché sono all'interno dei cilindri ma dopo andiamo a vedere come togliere anche questo intanto partiamo da queste qua sfiliamo subito i cavi Abbiamo la bussola da 5 ottavi lunga per le candele. Andiamo a vedere subito il colore delle candele, che è bello nero. Questo vuol dire che la carburazione è un po' troppo grassa. Vedete che è bello scuro. Invece dovrebbe essere di un bellissimo color nocciola. Questo vuol dire che la carburazione è un po' troppo grassa, quindi dovremo andare ad agire sulla carburazione. Vi lascio qui sopra, qui in alto, il link al video per la carburazione per andare a vedere come fare per regolare appunto e perché non accada questo. Sostituiamo una candela alla volta in modo da non lasciare il buco aperto per troppo tempo. Le candele che utilizzeremo sono queste: sono delle candele della Cempio. E il modello è RA8HC per spostare dobbiamo innanzitutto guardare che il nottolino sia bello avitato dopodiché dobbiamo controllare lo spessore la distanza che c'è fra l'elettrodo e la massa con cosa lo facciamo con uno spessimetro che è questo attrezzino qua vedete che ci sono varie lamelle contenute al suo interno Ognuna con uno spessore differente segnato, inciso, come potete vedere, sulle lamelle. Sul manuale d'uso e manutenzione dello sposter c'è scritto che la distanza che deve esserci fra l'elettrodo e la massa deve essere fra gli 0,95 mm e il millimetro,05 mm. ,05, per cui io con uno spessore di un millimetro sono perfettamente in linea ora vediamo che non inserendo la lamella fra l'elettrodo e la massa non ci passa quindi vuol dire che la distanza fra l'elettrodo e la massa è troppo piccola devo allargarla per aumentare la distanza fra l'elettrodo e la massa utilizzo semplicemente la lama di un taglierino e vado a fare un po' di leva dopodiché vado ad inserire lo spessimetro e vedo che la distanza in questo caso è perfetta. Ora posso andare a inserire la mia candela all'interno del, del cilindro. Prima la avvito a mano, dopodiché mi faccio aiutare dal mio cricchetto le candele mi raccomando rischio di rompere la candela all'interno del cilindro non devo dare troppa pressione quando vado a tirare ora posso ricollegare il mio cavo sempre facendo attenzione che il nottolino qua sopra non si sia allentato questa è stata la prima candela adesso andiamo a cambiare la seconda Ed ora passiamo al lato opposto. Prima di tutto rimuo rimuovo lo spinotto. Quindi tolgo innanzitutto questo cavo, perché sennò altrimenti non ci passerei. E tolgo quell'altro. Con la mia bella prolunga attaccata al cricchetto vado a rimuovere la candela. Eccola qua candela nuova e controllo lo spessore se come nel mio caso ho allargato troppo per chiudere un po l'elettrodo non faccio altro che battere un po sulla massa e adesso è perfetto inserisco la candela all'interno della bussola e vado a infilarla Fortunatamente a metà del cilindro c'è un foro qui in basso dove ho infilato il dito. Questo foro mi serve per vedere la base della candela e per ovviamente far uscire tutte le impurità dal buco in modo che quando vado a togliere la candela non ci sia completamente pieno di sporco. Ora come avete visto la mia candela resta incastrata all'interno della bussola perché alla sommità della bussola c'è una piccola guarnizione. Di gomma che mi tiene fermo il nottolino della candela. Il problema qual è il se rimuovo il cricchetto, la prolunga con lo snodo e la bussola restano all'interno perché ovviamente la guarnizione di gomma fa tenuta sulla candela. Quindi io prendo il mio cacciavite e vado ad agire alla base del dove c'è il foro che vi dicevo prima e vado a fare un po' di leva sulla bussola mentre estraggo il cricchetto e vedete che viene via tutto dopodiché vado ad inserire gli spinotti ora vi faccio vedere il particolare del foro che c'è qua sotto eccolo lì quello lì è il foro che c'è fra le due aste delle valvole e quella lì che vedete quel riflesso lì è la candela allo stesso modo andiamo a togliere la candela del cilindro posteriore. Siccome la guarnizione che c'è qua dentro fa una bella presa sulla candela e a mano è praticamente impossibile toglierla, un piccolo trucco è questo. Prendo una chiave non molto più grande del filetto, la inserisco all'interno della candela e facendo leva sul filetto. Posso fare forza per sfilare la chiave. In questo caso, siccome questa è una candela che non riutilizzerò per la mia moto, ma come sicuramente saprete, lo utilizzerò per fare i miei bellissimi portachiavi. Ne approfitto per mettervi intanto qua in alto Il video dei portachiavi: di, co di come ho fatto a fare i portachiavi. E qua sotto vi metto il link del mio shop Juezi, dove vendo i portachiavi. Se vi piacciono e vi fa piacere averne uno, qui sotto trovate il link per comprarli. Candela nuova, spessimetro. Allarghiamo. Perfetto. La inseriamo all'interno. Cacciavite, andiamo a far leva e sfiliamo. Andiamo a mettere all'interno il cavo. Abbiamo cambiato le candele, abbiamo messo le candele nuove. Avete visto come bisogna fare per registrare la distanza fra l'elettrodo e la massa? Per cui, non ci resta altro che andare ad attaccare l'adesivo sullo sticker wall. Il maker di oggi è. Tata Maker. Grazie Ilian per avermi mandato l'adesivo, finalmente dopo tanto tempo sono riuscito ad attaccare anche il tuo, mi raccomando ragazzi, guardate i suoi video, seguitelo nei social e Ilian lo mettiamo qui in alto. Al prossimo video, ciao ciao!